con Marco Ceccotti, autore dello spettacolo Questa splendida non belligeranza, a Roma al Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 1 al 3 ottobre 2021. Ben trovato! Ciao, ciao, ben trovati a tutti, ben trovati a te. Ce ne parli? Questo è uno spettacolo un po' più serio rispetto a quello che faccio di solito con il collettivo Nano e Giglio, dove vanno in scena Nanita, Giardino, Pupazzi. In questo caso c'è una storia che trae ispirazione da fatti realmente accaduti o alla mia famiglia e ho ripreso. Si tratta di una storia che parla di assenza di conflitti, di un'eterna pace, di un eterno quieto vivere che però dai e dai alla fine ha stufato ai protagonisti. I protagonisti che sono un padre, un pacifista convinto che però lavora in qualche modo per i grandi dittatori, tra i quali lui è appassionato, ha una mania per Saddam Hussein, ma per questioni proprio pratiche, non perché ami il suo modo di fare, tutt'altro, ma per questioni lavorative. Poi c'è una madre che è una ironizzatrice cronica, amante anche di horror, di Stephen King soprattutto, e poi c'è un figlio che per lavoro racconta i finali di libri, di serie TV a persone che stanno per morire e che non faranno in tempo mai a leggerlo e che vogliono sapere dei finali. In tutto questo ci sono anche elementi di vera vita vissuta, sta a scoprire quali sono. Viene anche dal periodo di domicilio coatto legato al Covid? No, è stato scritto prima, ha debuttato nel 2019 con due date al Teatro India, perché viene fuori da un laboratorio di scrittura, si ha appunto scritture, condotto da Lucia Calamaro, che mi ha dato poi anche una mano sia in scrittura sia di messa in scena. E ci sono alcuni temi che poi sono stati un po' precursori, la paura di un virus, anche se questo qui era informatico, diciamo, lo stare sempre a casa, ma di propria spontanea volontà, e non perché c'è qualcosa fuori, perché si è più sicuri dentro che fuori, questo ancora prima della pandemia, l'utilizzo di Skype, che prima della pandemia non ce lo calcolavamo più di tanto, ma adesso è ritornato, quindi sì, ci sono alcuni temi pre-pandemia che però, rileggendoli adesso e rimettendoli in prova adesso, si trovano, che sono comunque eterna curiosità che corrispondano con alcune cose che ci sono venute fuori appunto da questi lockdown. Sì, lo spettacolo aveva appunto debuttato, eravamo pronti, è successo a molti a fare una piccola tournée, essendo una produzione totalmente indipendente, anche se all'inizio ci ha dato una mano con prove e cose al Teatro di Roma, poi dopo per le repliche era totalmente indipendente e ovviamente ci siamo visti bloccare tutto. Adesso ci ha avuto questa occasione grazie al Teatro Quarticciolo e soprattutto ai ragazzi di Fortezza Estrex, Studio 1, che hanno una stagione condivisa col Teatro Quarticciolo e hanno chiesto a me di fare questo spettacolo da loro e abbiamo colto l'occasione al balzo e saremo in scena, grazie a loro. Com'era partita l'idea di questo lavoro? Volevo provare a scrivere una cosa un tantinello più seria, ma giusto non perché ero stanco di cose di Nano e Giglio che continuiamo tuttora a fare, ma perché volevo sì, sperimentare una cosa diversa. Non dico seria perché appunto questo è uno spettacolo che con tutte queste tematiche anche ha elementi divertenti, surreali, però volevo provare un modo di fare teatro diverso, appunto senza Pupazzi, senza per forza la battuta fine a se stessa, la comicità pura. E poi la voglia anche di sperimentare, di scrivere qualcosa di tipo intimo, comunque personale, che parta appunto da spunti proprio da riflessione e da esperienze di vita vissuta. Comunque anche con Nano e Giglio, il fatto di essere amico di un nano da giardino fa parte della vita vissuta, però qui ho messo una cosa più comprensibile, più personale. A partire dal titolo, su quali aspetti ti volevi focalizzare? Appunto, proprio il titolo di questa splendida non belligeranza, che non vuol dire proprio pace, non vuol dire proprio guerra, vuol dire noi non guerreggiamo, però mentre intorno a noi c'è la guerra, perché sennò sarebbe inutile fare un patto di non belligeranza, perché comunque si subodora che c'è comunque qualche conflitto, qualche guerra, e questa era l'atmosfera che volevo ricreare, mentre sotto ribolle un conflitto, una guerra, e invece c'è questa famiglia che cerca di mantenere la pace, soprattutto il papà, invece c'è il figlio che vorrebbe appunto un conflitto, perché tutti gli amici che hanno dei problemi con i familiari e sono realizzati nella vita. Lui pensa che non avendo conflitti non possa poi realizzarsi, ha questa convinzione qua, quindi li cerca, anche quando li trova cerca tutti i modi di evitarli di nuovo, quindi c'è anche questa
contraddizione. Queste sono una serie di contraddizioni che prendono vita sotto forma di dialoghi, battute, tratti pure sì surreali sulla condizione di questa famiglia. Si potrebbe definire una pace armata. Sì, ecco, anche questa è una pace armata. Però non belligeranza o guerra pacifica, cioè sempre mi piaceva un ossimoro di usare, anche perché poi il sottotitolo è Commedia moderata sul devastante e quieto vivere, quindi sì, cerco di commedia, quindi si ride, moderata, non tanto sul devastante, quindi c'è qualcosa di tragico, quieto vivere, pacifico, cioè voglio, c'ha tutto, almeno il sottotitolo, ma anche lo spettacolo, penso. Questa splendida non belligeranza a Roma al Teatro Biblioteca Quarticciolo dal 1 al 3 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento all'autore Marco Ceccotti. A Grazie a te. presto! Ciao, grazie.